Rockers, bentrovati su Rock and Roll Radio. Oggi la pillola concezionale vi racconta un altro piccante aneddoto dei nostri amati e svalvolati musicisti rock. Angie Bowie, moglie dal 1970 al 1980 del Duca Bianco, a.k.a. David Bowie, confessa di aver beccato a letto il marito con il sempre presente e insaziabile sotto le lenzuola Mick Jagger. La stessa Angie, infatti, finisce a sua volta sotto le seducenti grinfie del leader dei Rolling Stones. Angie, ora cantante e scrittrice, racconta che per l'ex marito il sesso a 3, 4, 5, sia con uomini che con donne, era una consuetudine, tanto da andare a letto con lei e con una comune amica anche la notte prima delle nozze. Del resto lo stesso Bowie, quando la chiede in sposa nel 1970, le confessa che non è innamorato di lei e che le sarà infedele. Bowie! Ma erano gli anni 60, dice lei, credo si chiamasse Amore Libero. David era veramente forte, sia con gli uomini che con le donne. E io ero lì con loro. La notte prima delle nostre nozze fu la volta di una nostra comune amica. Andammo fuori a cena e poi tornammo a casa di lei. Facemmo tantissimo sesso fino alle 3-4 del mattino. Ci svegliamo nella parte nord di Londra e dovevamo essere a Bromsky per la cerimonia alle 10. Riuscimmo ad arrivare appena in tempo ed eravamo completamente fuori. Ecco, questo sarebbe stato un matrimonio al quale avrei voluto partecipare attivamente e passivamente. Ma il particolare piccante, e quello che fa più gola, è la probabile liaison con il frontman dei Rolling Stones. Una mattina del 1973, rientrando a casa, Angie trova il suo assistente in cucina che ridacchia. Non ci crederai, David e Mick Jagger sono a letto insieme. E lei, bene, metti sul caffè, gli risponde. Poi sale in camera e trova Bowie e Jagger nudi nel letto, sepolti da cuscini e piumoni. E dice, buongiorno ragazzi, pronti per la colazione? Avete trascorso una piacevole serata? Loro sono talmente ubriachi che non riescono a proferire parola. L'idilio tra Jagger e Bowie dura solo quella notte. Secondo Angie è stato dettato più dal tasso alcolico che non da travolgente passione e dall'ossessione dell'ex marito di sedurre tutti i suoi rivali in una sorta di competizione sessuale. Tuttavia, per onore di cronaca, non sia mai, va detto che agli incontri intimi che tra i due artisti spesso partecipa anche Angie. Insomma, la devota mogliettina non si fa mancare una ceppa. Ma gli avrà perdonato anche le liaison con Iggy Pop e Lou Reed, altri probabili amanti di Bowie? Questa pillola offre fruttuosi e gustosi spunti per organizzare un'insolita e di sicuro memorabile cerimonia nuziale. Solo assicuratevi di invitare svalvolati all'altezza della situazione, capace di gozzovigliare e copulare fino alle prime luci dell'alba. Più facile da dirsi, ahimè, che da farsi. Trust your wedding fucking planner. E adesso ci ascoltiamo questo pezzo. Bye guys!